Non è mai arrivata. Non potevamo sentirla. Non ci sono orologi qui vicino. Tra poco dovrebbe essere il giorno. No, l'orizzonte è buio. Raccontiamoci quello che siamo state. È bello, ma è sempre falso. No, non ne parliamo. E poi siamo state qualcosa? Forse, non lo so. Ma è sempre bello parlare del passato, perché è inutile e causa tanta pena. Parliamo di un passato che forse non abbiamo mai avuto. No, forse l'abbiamo avuto. È tanto triste parlare. Non è mai così fatto parlare. E se passeggiassimo dove? Qui, da una parte all'altra. A volte questo va a lasciare i sogni. Cosa? Oh, non lo so, perché dovrei saperlo? Silenzio straordinario questa sera. Tengo l'orecchio e non sento più piccolo suono. La vecchia signorina canta sempre a quest'ora, ma non stasera. Canzoni della sua giovinezza, dice lei. Difficile immaginarsi una ragazza. Una vecchia straordinaria, però. Canterò anch'io quando avrò la sua età, se mai ci arrivo. No. Cantavo da ragazzo. No. Ho mai cantato in vita mia. Un periodo di profondo squallore e indigenza fino a quella memoria di notte in fondo al molo, nel vento che urlava, non lo scorderò mai, quando all'improvviso tutto mi è stato chiaro, la visione finalmente,
Questo io volevo soprattutto registrare stasera, in previsione del giorno in cui la mia opera sarà sparita. E non avrò forse più alcun ricordo, buono o cattivo che sia, del miracolo, del fuoco che l'uccisa. Quello che capivo di colpo è la convinzione.
Oh!
santa mia nata, svegli ora con noi, se non hai potuto. Grazie. Alla
cippa e prende una cosa quadrato marrone. Oddio, questo è il puntamento, e lo spasimo, questo è il biglietto d'arresto della guerra, che la pace si fa bianco, la guerra si fa marrone. Ma lo dà, bevete, ne ha una cioccolata. Ma da niente da piangere, ma le scelte da San Benedetto, oddio, che strano, ma dice le scelte, ha stato il meridiano, che da parte, niente. Perché che sta pazzo? Ma date la cioccolata! Non vuole prendere a tempo ci stiamo parlando da fame? No! Il nuovo sta cioccolata la butti a terra! E ci ha rivinto la botta! L'avete visto chi è la guerra? Quel puntamento ti dà la cioccolata! Piangi per amore! Ci levi un sacco di botte, allora questa guerra che la va a fare! Della mia natura di serbare una così accurata devozione alla memoria dei miei padri, ma anche mio padre perdette un padre. Quel padre a sua volta aveva perduto il suo. È certo dovere di figlio tributare per qualche tempo omaggio di lacrime all'estinto, ma ostinarsi poi nella desolazione diventa empia pervicacia, smarrimento non degno di uomo. La morte dei padri è un fatto naturale, come tutti gli altri. Ma perché, parsene un cruccio smodato, diventa colpa verso il cielo, colpa verso i defunti, colpa verso la natura, diventa un far torto alla ragione. Allontana questi vani affanni e guarda a te stesso come a un padre. Io sono una forza del passato. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi abbandonati sugli Appennini, o le prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta. E io, feto adulto, mi accino, più moderno di ogni moderno, a cercare i fratelli che non sono più.
Ma che è tutto come
a sapere. Là, moro. E qui sono al caldo. Dice papà che è la casa fa una mangiata da mozzo da moro. Sono caldo, sì. Dì. D'acqua. Prego. Tira su. E qui sono al caldo. Dai. Thank you.
diceva il buon Monsignore. Quella popolazione era la più ignorante di tutta la diocesi, la più scorretta. I fanciulli guidati al mare nella più tenera età restavano privi di ogni istruzione. Scalzi, seminudi, cenciosi, sudici. I pescatori guadagnavano finché erano giovani e sani, ma non pensavano alla vecchiaia d'impotenza, sciupando per lo più il denaro alle bettole col gioco, senza darsi pensiero delle loro famiglie, sostenute dalle donne attive, sì, ma che ad ogni vicenda si lasciavano cadere senza risorse nell'estrema miseria. Ma come si poteva dar spazio nei pubblici consigli a loro, sempre assenti, meglio uomini ponderati e possidenti, continuamente residenti nel nostro paese, esenti dall'esercizio marittimo. Uomini che hanno fatto la nostra fortuna. Quest'isola del mio presente più magrata, questa verde ed allegra riviera, l'esotico più vicino. Un nucleo storico compatto, un quadro paesaggistico completo, un territorio a misura d'uomo. Oh, che bello questa riviera! Temperatura media estiva 23 gradi, ore sole 8:52, 7000 palme, e in 20 chilometri città balcone e città storiche e artistiche. Le colline degradano nel mare con un arenile alto, sabbioso e con bassi fondali. Hotels numero 187, campings numero 13, appartamenti stagionali 1789, è una gastronomia d'oro, brevetto, maccheroncini, mare, i bellini, sacre, musei di storico, paleontologico, monacologico, statue lignee, policrome, sagre, manifestazioni! Grazioso, portiche, da cui si gode una stupenda visione panoramica del mare, raccomandabile di sera, con lo scintillio delle luci nel silenzio della notte. Ah, è un grande popolo di bottegai indefessi. Ma come potete voi non comprare questo orizzonte con tutto il suo mare, questa occasione che avete voi di gioire? Non la perdete, no. Non ci potete tradire. Così fatta la venda scollare, non avviso le tue casse e quelle rose. Vaffanculo! Cos'è questo pigolio furibondo che odo venir dallo mio mondo? Vaffanculo! Solamente non sono da fare le cose laide, fette, schife o stomachevoli, ma innominarle, anche così mi dice. Di soldi, barbata, ma fatti bella! Ma di com'è? Però piccantella mi può sotto da qui! Ti la te, canaglia, la stoffi! Cadete la mia crema, sciami calopera qui! Se il favellare specca i volti e vari modi, perciò che gli uditori non vadano più alla materia che si propone, anzi, scherniscono il ragionamento ed il ragionatore insieme. Sto tocco del corseo, ma veramente dritto, no? Il pecco del tuo padre! E puttaglio, c'è cosa qualche cro, dai di me, schialla faccia! Colui che ama di essere amichevole e devo conversare, si deve sforzare di essere arrendevole alle opinioni degli altri, di intorno a quelle cose che poco rilevano in buona a domare. I torti che? Ma poi, alla fine ognuno fugge pure che cosa? E le persone schifano l'amicizia dei maldicenti, domare e gloria! Sei
Bella misura! Ma una mamma, no! Una pozza, una pezzo di merda, ti faccio fuori! Levatene, coglione! Accidente da un bucaiolo che ti ha messo insieme! Umare, proia! Le altre evidenze, le meravigliose e dolci stampite del trovar cortesso. Ma torniamo ora alla nostra terra, a questo paese così ospitale, grintoso quanto basta, godereccio, laborioso, nella via Adriatica al benessere, paradiso del sommerso in un'Italia sempre più subacquea, una micro-Svizzera con pochi rompicoglioni. Qui si inventano ricordi per quelli che non li hanno, che li hanno dimenticati, e noi siamo gli originali venditori di ricordi, veri, freschi, autentici, verificabili, non sembrando di souvenirs, authentique, verifiabile. E abbiamo un amour sviscerato, sviscerato per il nostro passato. Attenzione! E qua! De! Yeah.
Bene, benvenuta in nostra terra. Non avere paura, benvenuta in nostra terra ospitale. Noi stenderete il tappeto rosso, tutto pronto per te, molto bene. Stare così, però molto carino. Vieni, vieni, parola, queste cose qua, molto bene. Venire più qui, venire più qui. Benissimo, che stai cazzo. Bene, bene, stare così. Noi adesso, prima di ogni cosa, fare il piccolo spegner. Fare il piccolo spegner. Guardare voi il mio attimo, guardate questo visino, ecco Spenier! Bene, adesso tu torni a tua casa a rompere noi con lui. Via, vado su per via, torna a casa, va, fai in culo, che cazzo sei venuto a fare? Lì, vattene! Vai via, 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 ho detto! Oh. Questa casa? Siete tutti morti? Resuscitate! Corpo di Bacco! Dove siete cacciati? Morti di fame! Che cavolo sta da fare lassù? Non si risponde? Possono seminare distruzione e morte senza scoprirsi. Possono camuffare le loro trame con tinte diverse da quella nera, come è avvenuto per l'attentato di Piazza Fontana o del treno Torino-Roma. Oppure, come avviene in ogni parte del mondo, quando si vogliono soffocare le aspirazioni di progresso, di giustizia e di democrazia dei popoli. A Milano... State calmi, state all'interno della piazza, il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza. Valpreda è un colpevole, uno dei responsabili della strage, delle stragi di Roma della strage di Milano e degli attentati di Roma. La notizia, la conferma è arrivata un momento fa qui nella questura di Roma. L'intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione. Neppure sul sangue dei lager tu otterrai, da una dei milioni d'anime della nostra nazione, un giudizio netto, interamente indignato. Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato. Poi ha carattere particolare perché è in corso una sorta di revisionismo che dovrebbe avere come conclusione la cancellazione della memoria. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta
vivendo. In questa lotta decisiva è stata l'alleanza tra i lavoratori e le forze della cultura e dell'università. In primo luogo quella della tradizione universitaria, laica e della libera ricerca, espressione nei secoli di un pensiero che non si piega ai dogmatismi e ai fanatismi. E invece no, per un ricco morì e come paga il conto alla vita? Paga sì, ma la vita gli ha dato qualche cosa. Invece il poveraccio paga e dalla vita non ha avuto niente. Che fa il poveraccio? Passa da una morte all'altra morte. Amici, dove andate? Chiedemi sul segafio. Mo s'ha da aspettare, ma mo dobbiamo aspettare. Ha da passare la nottata. Dicembre 1970, ore 9:30. A 3 miglia dalla foce del Tronto è stata avvistata una nave della lunghezza di 50 metri, con lo scafo capovolto, affiorante 3 metri dal livello del mare. Ore 16. Viene scorto un cadavere alla deriva. Si tenta il recupero. Sul salvagente la scritta Rodi. A bordo, al momento del naufragio, si trovavano 10 uomini. Il 7 dicembre 1970. I soccorsi tardano e i mezzi di intervento sono inadeguati alla gravissima situazione.
Esasperata, la popolazione sanbenedettese organizza un blocco ferroviario e un blocco stradale. Ha inizio uno sciopero generale. Dicembre 1996. Un viaggio della speranza finisce nel modo più tragico. Nel canale di Sicilia, 283 profughi muoiono nell'affondamento di una nave. I superstiti non vengono creduti dalle autorità. I soccorsi non partono. Di memoria equivale a